giorno a te. Alma mater, ischida e stella mia, de esos cielos, anima mundi, primo respiro, madre terra, mamma stella, vittima antica di ogni guerra, bella mamma addolorata, rispondi al gusta notte, madre terra, sognerò solo pace, alba e sole, anima monti, segno di siamo in compagnia con la signora Teresa. Teresa, che cosa state insegnando a questi bambini volenterosi stamattina? Stiamo insegnando a preparare i gnocchetti fatti in casa con semplicemente acqua, farina e sale. I bambini impastano e poi manualmente con un piccolo attrezzo preparano i gnocchetti. Assemini, che adesso vi presento. Andrea Scalas e Giuseppe Cavone, Villassor. Mentre qui alla mia destra Domenico Brazzo, decimo manno. Decimo manno. Bene, Andrea, che cosa state realizzando qui in questa giornata dedicata ai laboratori per bambini? Allora, noi oggi cerchiamo di fare i panini tradizionali della Sardegna, tra cui il coccò, facciamo un cesto per mettere pane per gli sposi, e poi cerchiamo di mandare avanti la tradizione dei panini tipici. Bambini, che quello che facciamo noi è una bella arte, è anche un loro futuro lavoro, diciamo. E i bambini praticamente a questa esperienza come, diciamo, rispondono? Sembra benino, vedo che le piace.
avranno anche la possibilità di portarla a casa poi il pezzo d'arte che realizzano, insomma. Certamente, certo, certo. La sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho. Alzarsi così presto non è poi salutare. Ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Invece oltre la scuola cento cose devo far: inglese, pallavolo e perfino la latin test. E a fine settimana non ne posso proprio più, mi serve una ricarica. È il momento di presentarvi i primi lavori che sono stati eseguiti in questo caso da, come ti chiami? Andrea. Bene Andrea, che cosa hai fatto qua? Hai fatto dei lavori artistici veramente importanti con l'appa? Pasta. Ti è piaciuto il lavoro che hai fatto? Sì. Allora, voglio ricordarvi i nomi praticamente dei signori che fanno parte dell'associazione Sant'Andrea. Qui al mio fianco abbiamo Michele. William. E Candido Mameli come presidente dell'associazione Sant'Andrea. Qui e stiamo parlando di un laboratorio didattico su per quanto riguarda la pasta. Quanto è importante, Michele, il poter tramandare di generazione in generazione quest'arte? Io ce l'ho, se me lo chiedete per favore. Che stanno scomparendo, e quindi noi facciamo questo tipo di, diciamo, di laboratorio didattico per in modo che non scompaiano, che ci siano i nostri figli, i nostri nipoti che riprendono e continuano questa tradizione, diciamo. Bene, tanti tipi di laboratori, oggi stiamo parlando della pasta, William, poi durante il corso dell'anno avrete anche la possibilità di poter insomma far conoscere altre attività, insomma. Esatto, già da stasera avremo i giochi antichi, quindi riportiamo tutto ciò che riguarda i giochi che hanno conosciuto i nostri nonni, i nostri bisnonni, e cerchiamo di trasmetterli ai giovani, io compreso, i giochi di una volta, quindi salta la fune, la corsa con i cavallini, salta la corda, il pisinchedu e tanti altri giochi ancora. Coinvolgere anche i papà e i nonni. Cercando di coinvolgere ovviamente anche i nonni e i papà e tutti coloro che magari sanno un gioco nuovo e vogliono proporlo e mostrarlo ai loro bambini o ai loro nipoti. E questo è quanto. Bene, poco fa sorridevamo con Cando perché chiaramente parlando con lui la prima domanda spontanea che viene è quella: ma voi chiaramente l'avete lavorata la pasta, diciamo da piccola, a voglia, mi ha risposto. A voglia, anche le nostre madri ci insegnavano a murigare di anagudo per vedere se eravamo inserirci per queste cose da piccolini, come stiamo facendo noi con i nostri nipoti e i nostri figli. Speriamo bene che la gente partecipi e venite in tanti, che noi siamo qui. Motivo tra l'altro di orgoglio, certo. Poter vedere praticamente i bambini che vi seguono e fanno quello che gli trasmettete, insomma, anche. Certo, se viene qualche papà e anche qualche nonno è meglio, così può ricordarci qualcosa anche a noi. Abbiamo sempre bisogno di insegnamenti o di imparare. È arrivato il momento di togliere, come si suol dire, il pane dal forno. Pane dal forno, sì, il pane dal forno è già cotto e quindi dobbiamo sistemarlo bene perché è una cosa importante. È un pane fatto con lievito madre, da principianti, non è che siamo panettieri, però ci proviamo. Il forno è stato fatto in precedenza da gente esperta e noi lo stiamo utilizzando, speriamo bene. Si arrende anche la luna alla bellezza, il mare la sua splendida corazza, conserva la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi sa amarla. A questo punto parliamo di panade. Qui
ne ho una tipologia, mentre la signora Carmela Mereo, che adesso ci presenterà tutti gli ingredienti e le fasi di cottura, diciamo ne ho un'altra. Lavoro e impegno, però essendo il nostro piatto tipico tradizionale, noi ormai siamo allenate, sicché le facciamo proprio così. Vengono spontanee. Perfettamente spontanee, sì, sì, perché sin da piccole abbiamo visto le nostre mamme preparare questo piatto. Bene, gli ingredienti? Gli ingredienti per una panada per 4 persone ci vuole 0,5 chilo di farina e semola. La percentuale è 400 g di semola rimacinata e 100 g di farina. 100 g di strutto, un po' d'olio extravergine d'oliva, acqua e sale. Si prepara un impasto. Si lascia riposare per almeno 30 minuti e poi si preparano le sfoglie. La sfoglia base deve essere molto più larga perché deve contenere tutti gli ingredienti. E poi il coperchio va fatto in base alla misura poi della panada terminata. Allora, c'è da dire che voi realizzate due tipologie di panade. In questo caso abbiamo quella di carne, ma fate anche quella di anguille. Quella di anguille, che è la nostra tipica tradizionale, è di anguille, solo anguille senza patate. Solo che poi nel corso degli anni è stata modificata e abbiamo aggiunto le patate. Però la tipica seminese è solo anguille. In questo caso abbiamo la carne, le patate, vari tipi di ingredienti, insomma. Sì, abbiamo l'aglio, il prezzemolo, pomodoro secco, pepe e sale. Messo in forno per quanto tempo? Messo in forno per un'ora e mezza quella di carne e per un'ora quella di anguille. No a poco oro e ben tu che ne stima, né carigno suo. Non tutti sanno che le stelle brillano, per tutti ma non brillano. Forte dell'estate, dell'inverno, ti preferisco in abiti d'autunno. E sì, io penso a te che sposa mia, vorrei tu fossi sempre. Io sono l'assessore Cristiana Margherita Ruggiu, sono l'assessore alle politiche sociali, all'istruzione e al volontariato. Iniziative come Panad'Arte vanno incentivate poiché favoriscono la trasmissione delle nostre tradizioni, della nostra cultura, di quelle che sono le nostre origini, soprattutto fra i più piccoli. Questo è importante, ieri li abbiamo visti impegnati nei laboratori didattici dove si sono impegnati nella produzione di Malloreddus, di Cocoetti, di Fregola, e oggi li vediamo protagonisti qua di quelli che erano i giochi antichi. I giochi dei nostri nonni, i giochi dei nostri genitori, i salti col sacco, i cavallini, il salto con la fune, Pincaro l'ho fatto anch'io, quindi insomma diciamo che sono giochi antichi che si tramandano nel tempo e nelle tradizioni. Ecco, in un'era come l'era di internet, l'era dei social network, credo che sia proprio importante favorire la trasmissione di iniziative come questa al fine di sia mantenere vivi quelle che sono appunto le nostre tradizioni, le nostre origini, sia anche al fine di incentivare la socializzazione vis-à-vis, cioè quella che è la sana socializzazione, non soltanto quella che avviene attraverso internet. Montagna che regala il mare, l'odore dei suoi mirti in fiore, cuore e vento non ho, se non do.
suo abbraccio. È didattico molto importante che non solo usano i bambini ma anche noi adulti, che è la ceramica. Vedremo proprio lei che lavorerà la ceramica. Assolutamente sì, avrò l'onore di manipolare l'argilla. Questo mi rende orgogliosa perché l'ho fatto quando ero bambina, quando ero in quinta elementare. Sono stata in un laboratorio insomma noto del nostro territorio, ho avuto l'onore di dipingere, vedere come si utilizzano i forni, di manipolare appunto l'argilla, la ceramica, e adesso dopo diversi anni mi farò nuovamente protagonista di questo. Sono molto emozionata e lo farò fare anche ad altri bambini, vedremo anche altri bambini che anche loro faranno questa magnifica esperienza. Qui ad Assemini, un motivo in più per scoprire la cittadina appunto del Campidano, ma soprattutto assaporare gli antichi prodotti enogastronomici del posto. Oggi non a caso Candido, presidente dell'associazione Sant'Andrea, abbiamo potuto assaporare quella che è la panada fatta da voi proprio. Sì, stanno gustando la panara di anguille e di carne. Che stiamo vedendo che c'è un po' di gente perché la stanno degustando qui e poi qualcuno la prende a casa sua perché hanno scelto di mangiare in famiglia. Alla mia destra e due assessori che ci parleranno anche un po' del territorio. Non si tratta solo di mangiare bene, ma anche scoprire questo bellissimo centro a pochi chilometri da Cagliari. Siamo arrivati a questa importantissima manifestazione appunto a Pana d'Arte, che si occupa di promuovere l'eccellenza del nostro territorio, appunto la panada seminese. Si sono tenuti in questi due giorni dei laboratori nel quale appunto si spiega la preparazione della panada, dei laboratori appunto di preparazione del pane e la cottura del pane nel forno a legna. È una manifestazione importante perché Pana d'Arte, proprio perché noi a seminesi crediamo che cucinare la panada sia proprio un vero e proprio modo di, sia un'arte appunto la preparazione della panada. È arte perché all'interno di questa manifestazione obisti artigiani ci dimostrano appunto il loro modo di essere creativi e quindi sono stati allestiti degli stand dove appunto fanno dimostrazione della loro creatività. Ecco, per questo è molto importante questa manifestazione che del 2018 che va sempre più arricchendosi e diventando importante per la nostra cittadina.
Sicuramente in questa manifestazione diciamo che la regina è la panada, il nostro piatto tipico che appunto deriva da antiche proprio tradizioni. Nel nostro territorio si annoverano svariati elementi naturali come per esempio i fiumi, la laguna di Santa Gilla, nella quale secondo la leggenda appunto è nata la panada di anguille, perché appunto i pescatori andavano a pescare e per pranzo si dice che solitamente mangiavano appunto la panada di anguille, che era il pesce diciamo che è proprio di cui era ricca diciamo la laguna e i nostri fiumi. Quindi ovviamente queste manifestazioni sono l'occasione per non solo per valorizzare un piatto di cui gli assemenesi vanno assolutamente fieri e sono anche particolarmente gelosi, e anche un momento per ricordare il nostro passato. Direi che praticamente siamo abbastanza fieri di questa giornata. Sì, sì, tanto stasera ci saranno i mammuzones di San Mugheo che sfileranno nel paese, e poi ci sarà un gruppo di liscio e giochi per i bambini sempre alle 17 e alle 20:30 ballo liscio e sempre degustazione. Antico spirito.